Siamo in quello che generalmente è il parcheggio scambiatore di viale Guidoni, nei pressi dell'aeroporto di Firenze. In realtà, questo a breve diventerà il villaggio della quarantena. Per chi avesse bisogno, non può stare a casa dopo aver contratto il coronavirus e non riesce nemmeno ad isolarsi in un hotel, avrà la possibilità di stare i fatidici 14 giorni in uno di questi container. Una struttura di estrema emergenza. Chiaramente deve essere approntata e messa a disposizione insieme alle altre risorse. Noi ci auguriamo e speriamo che non ci serva mai, ma nell'evenienza siamo pronti ed è stata una grande prova della Protezione Civile e di tutti i volontari che ringrazio. E ho visto ho letto qualche polemica sul fatto che, ah, ma come ci mettete in un container? Prima cosa, non sono container, cioè lo sono all'apparenza, ma sono vere strutture abitative dotate di servizi, riscaldate e condizionate all'occorrenza. Quindi sono strutture diciamo, confortevoli come può esserlo una struttura di isolamento. Saranno necessari solo come estrema razio. Il villaggio è in allestimento, stanno lavorando tanti volontari, la protezione civile nella speranza che poi non ci sia bisogno di utilizzarlo, però insomma, ci si vuole portare avanti perché nessuno, nonostante l'emergenza coronavirus, deve sentirsi da solo o abbandonato. 30 container con una capacità eh, nel caso dell'alloggio singolo di 30 posti, eventualmente espandibile a 60 posti. È ovvio che queste non sono la nostra prima scelta. La prima scelta nel caso di quarantene è il domicilio. Qualora il domicilio non fosse disponibile ci sono delle strutture alberghiere che eh, sono state eh, convenzionate con l'amministrazione per poter eh, accogliere le persone. Questo è un piano C. È una situazione che dobbiamo utilizzare qualora, ci auguriamo mai, quindi ci auguriamo che rimangano vuote, il numero di tutte le strutture che sono state realizzate e individuate non fosse sufficiente ad accogliere tutti. Questo ci permette di garantire comunque uno standard qualitativo assistenziale per tutti i cittadini.